Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi in questo video andremo a vedere 5 macchine davvero incredibili fatte a mano. Dalla macchina fatta con il cartone alla Lamborghini fatta in cantina. Ma prima di iniziare con il video, come sempre, volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di lasciare un like. Numero 5, macchina fatta di cartone. Lexus ha creato una delle auto più uniche e incredibili al mondo. L'azienda Lexus ha realizzato una vettura quasi interamente di cartone. Per creare l'auto, Lexus ha collaborato con aziende britanniche Laser Cutworks e Scales and Models. Questa macchina si tratta di una replica a grandezza naturale della Lexus IS Salon. Questa macchina ha preso il nome di Origami Car. L'auto è stata fatta di cartone con 1700 pezzi di cartone spessi circa 10 millilitri, accuratamente tagliati a laser, che sono stati poi assemblati a mano e sono tenuti insieme con una colla ad acqua. La macchina Origami Car ha un interno completo, inoltre ha le portiere apribili e le ruote funzionanti. L'intero progetto ha richiesto ben 3 mesi di lavoro per essere completato, ma il risultato è sicuramente affascinante. Il bello è che l'Origami Car è in grado anche di muoversi, infatti è dotata di un motore elettrico montato sul telaio di acciaio e alluminio. Origami Car è una vera e propria opera d'arte, anche se l'azienda non ha intenzione di metterla in commercio. Numero 4, macchina fatta di Lego. Raul Ouaida, un ragazzo rumeno di 20 anni, con l'aiuto dell'imprenditore australiano Steve Sammartino e con una grande quantità di mattoncini Lego, è riuscito a realizzare un'automobile funzionante fatta quasi interamente di Lego. Infatti, tutto è fatto di Lego, tranne per esempio le ruote. Raul e l'imprenditore australiano hanno portato a termine l'assemblaggio della vettura in 18 mesi, utilizzando ben 500.000 mattoncini di Lego. La macchina non ha solo le dimensioni reali, ma funziona anche grazie a un motore di Lego. L'auto è dotata di un sistema di propulsione ad aria compressa composta da 4 motori orbitali composta da 256 pistoncini, tutti quanti costruiti con mattoni Lego. La velocità massima ovviamente non è molto alta e è compresa tra i 20 e i 30 km/h. La vettura è stata assemblata in Romania e successivamente trasportata in Australia per fare i test. Numero 3, supercar fatta di legno. Si chiama Splinter e arriva dagli Stati Uniti ed è stata realizzata quasi interamente in legno. Splinter è una macchina sportiva ad alte prestazioni che un team guidato da Joe Harmon ha trascorso ben 5 anni a creare. Joe Harmon e i suoi collaboratori hanno dovuto realizzare ogni stampo per ogni elemento del telaio, motivo per cui la Splinter ha richiesto ben 5 anni di lavoro. Harmon inoltre ha detto che l'intera vettura pesa circa 1360 kg. Parlando del motore di questa supercar, la Splinter adotta un potentissimo motore V8 da 7.0 litri che è capace di avvicinarsi a 700 cavalli. Inoltre è associato ad un cambio manuale a 6 marce e per quanto riguarda la velocità è in grado di raggiungere una velocità fino a 386 km/h. Prima di continuare con il video, volevo annunciarvi che io, insieme ad altri miei due amici, abbiamo aperto un canale Telegram dove ogni giorno postiamo le migliori offerte e sconti di Amazon. Quindi vi consiglio di seguirci, vi lascio il link in descrizione e vi basterà cliccarci sopra per iniziare a seguirci. Numero 2, Lamborghini fatta in casa. Un uomo di nome Ken Imhoff è riuscito a riprodurre una Lamborghini Countach nella sua cantina di casa. Per la costruzione ci sono voluti ben 17 anni di duro lavoro, ma soprattutto di tantissima abilità nel montaggio dei vari pezzi. E tutto ciò ha portato ad una replica quasi perfetta della vettura della casa italiana. Infatti, i vari pezzi che compongono questa particolare Lamborghini sono fatti su misura. Invece per quanto riguarda il motore è quello di una Ford Cleveland 351. Una volta terminata la macchina dopo 17 anni rimaneva ancora un grandissimo problema da risolvere. Infatti la cantina di Ken, ovvero lo spazio dove aveva costruito la sua macchina, era sprovvisto di un passaggio adeguato verso l'esterno, quindi Ken non poteva far altro che abbattere un muro della sua casa. Infatti, noleggiando una ruspa, ha aperto un varco all'interno della sua villetta e successivamente l'auto è stata agganciata e trainata fuori in giardino. Diciamo che per uno che decide di passare ben 17 anni a costruire una copia perfetta di una Lambo, abbattere un muro di casa alla fine non sarà neanche stato così tanto difficile.
Numero 1, McLaren F1. Un uomo polacco di nome Jacek Mazur ha creato all'interno della propria officina una replica della McLaren F1. Gli sono voluti 8 anni per costruire questa macchina. Quasi tutti i componenti di questa rarissima supercar sono realizzati su misura. Mazur, oltre a curare la parte esterna, ha curato anche gli interni, posizionando i classici 3 sedili composti dal guidatore centrale all'interno dell'abitacolo. Inoltre ha reclutato più di 30 amici e familiari per aiutarlo con questa costruzione incredibile. Per costruire la macchina sono state utilizzate alcune parti di altre macchine, come per esempio i componenti delle sospensioni e dei freni sono presi da una Mercedes. Per quanto riguarda invece la velocità, questa supercar fatta a mano è in grado di raggiungere una velocità di quasi 322 km/h. E per quanto riguarda i costi, in tutto Mazur ha speso circa $33.000, che in confronto alla macchina, diciamo, reale è davvero molto molto poco. Infatti, se cercate su Google il prezzo di questa McLaren F1, rimarrete a occhi aperti. Inoltre, non è la prima volta che Mazur ha fatto una costruzione del genere, perché nel passato ha già costruito alcune coppie di Porsche e di Lamborghini. Ragazzi, il video termina qua, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale e condividete il video con i vostri amici. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!